Ciao a tutti, è un po' che non ci vediamo qui sul canale, però scusatemi, sono stata presissima con il vlog che se l'avete visto è tutto nuovo, mi ha portato via un sacco di tempo, me ne sta portando via tuttora e ho fatto tutto da sola, quindi sto impazzendo, quindi se avete consigli sono sempre ben accetti. Io però oggi volevo parlarvi di una cosa un pochettino diversa dal solito, visto che ho accettato come tante altre persone, se l'avrete notato nel web, perché ormai sta spopolando, questo sito sta spopolando veramente. Veramente. Ho accettato di collaborare con Sal Digital, un'azienda diciamo tedesca che si occupa di stampe fotografiche, e in cambio di un buono per delle stampe io dovevo fare la recensione. E mi sono ripromessa di fare questa recensione soltanto se fossi stata veramente soddisfatta del risultato, perché piuttosto sinceramente sarei stata zitta. Io stampo foto da parecchio parecchio tempo, sono tagliata, ma fa niente, tanto a voi interessa la foto. Stampo foto da tanto tempo e sì, oddio, mi aspettavo una cosa mediocre come quelle che si trovano anche nei supermercati, le stampe su calendario, queste cose qui. Però, allora, il buono era per un fotoquadro. Io ho scelto di farne due piccoli. E perché li voglio regalare? Non avevo abbastanza spazio in casa per potermene fare uno grande da appendere e dopo aver visto il risultato me ne sono amaramente pentita perché piuttosto l'avrei tenuto in uno sgabuzzino a vita, la resa è fantastica. Io non mi aspettavo una cosa del genere, i colori sono perfetti, i dettagli sono perfetti, la foto sembra quasi più bella e io non sono una fotografa, però andando parecchio in giro per paesaggi mi piace immortalare i momenti che ritengo più significativi. Mi sembrano addirittura tridimensionali, non lo so, è assurdo. Sembrano dei dipinti. Se adesso io vi faccio vedere, ci sono le nuvole in una foto e l'acqua in un'altra che sembrano veramente pitturati. Io non ho mai visto una cosa del genere. Allora, quello che ho scelto, non guardate qua c'è la dedica, comunque è alluminio di Bond e il supporto è rigido, è stabile, io non ho messo gli attacchini dietro, però con una piccola spesa siamo intorno ai 2-3 euro, si può fare, ma dovendoli regalare poi sceglieranno loro dove metterseli, quindi non li ho fatti applicare. Ho scelto un 20x30, però ripeto, mi sono pentita tantissimo di non aver fatto una stampa gigante per me. Adesso io ve li mostro. Questo, cioè, stupendo, è opaco, si può scegliere anche lucido, ma io l'ho scelto opaco e nulla da dire, secondo me è proprio di qualità, non si graffia, i dettagli sono perfetti, non ho nulla proprio da dire. Questa è l'altra, io non vedo niente, però spero che si capisca. Adesso avvicinerò la fotocamera, comunque sono strasoddisfatta. Sal Digital, se vuoi collaborare ancora con me, sono qui. Anzi, per favore, perché voglio fare il fotolibro, se no spenderò tutto il mio stipendio, lo so, perché è stupendo, veramente. Io non mi aspettavo una cosa del genere. Ammiro molto questo modo di far diffondere il proprio nome, perché per offrire un buono e chiedere in cambio recensioni, tu devi essere sicuro del prodotto che offri, perché potresti andare incontro a insulti, a cattiverie o a gente insoddisfatta semplicemente. Invece devo dire che è stata una mossa vincente, cioè io non torno più ai siti di prima, mi dispiace, ma è fantastico. Sal Digital, nulla da dire. Grazie mille e spero a presto. Ciao Cleo, vai via. Abbiamo una piccola egocentrica in casa, non ne bastava una, ce ne serviva un'altra. Ha visto il cartone, deve andare dentro. Vabbè. Allora, dai, ti sposti, gatta? Questo è quello che dovete vedere. Cioè, sembra che ci sia lo stacco nell'acqua, è bellissimo. E qua. Sembra veramente
tridimensionale, non lo so, è pazzesco. Fare un'aggiunta. Loro vi danno da scaricare il loro programma, che è leggerissimo, molto intuitivo e non comporta niente di negativo per il vostro computer, e vi permette di sistemare la foto al meglio per la stampa, quindi centrarla, sistemare i colori, sistemare tutto, aggiungere, togliere scritte, aggiungere scritte e niente. Da lì poi si procede all'acquisto. Basta, che dire, soddisfattissima, ripeto, Sal Digital, sono qui, collabora ancora con me, ti prego, se no comunque spenderò tutto il mio stipendio, perché adesso che ti ho scoperto non ti mollo più. Ciao, 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 ciao. Lei è Cleo, la mia bambina, ciao. E è interessata all'acquisto, giusto? Bella lei.